Se come me puntate tutto sugli antipasti, allora queste zeppole di pasta cresciuta con pomodorini e olive non dovete assolutamente perdervi. Prepararli è davvero facile, vediamo come. In una capiente terrina setacciate la farina tipo 0. A parte sciogliete il lievito con poca acqua presa dal totale. Una volta sciolto, versatelo nella farina e mescolate con un mestolo di legno. Aggiungete quindi il resto dell'acqua a temperatura ambiente. Quando avrete amalgamato gli ingredienti, unite anche il sale e iniziate a impastare con le mani. Nel frattempo, sgocciolate molto bene i pomodorini secchi, tamponateli con carta assorbente da cucina e tagliateli finemente al coltello insieme alle olive denocciolate. Trasferite il tutto nell'impasto e con le mani leggermente umide effettuate un giro di pieghe senza stressarlo troppo. Coprite con un canovaccio e lasciate lievitare l'interno del forno spento con luce accesa per circa 1 ora e 30 o fino al raddoppio del suo volume. Trascorso il tempo di lievitazione, scaldate l'olio in un pentolino alto fino a raggiungere la temperatura di circa 165 gradi. Se non avete un termometro digitale, potrete fare la prova a stecchino. Prelevate delle piccole quantità di pastella aiutandovi con due cucchiai leggermente bagnati e fateli scivolare nell'olio caldo. Friggete poche zeppole per volta fino a doratura. Una volta cotte, scolatele su carta assorbente da cucina e spolverizzatele con poco sale. E voilà, le vostre zeppole di pasta cresciuta con olive e pomodorini secchi sono pronte per essere gustate. Buon appetito dalla cucina di Fefè!